Fairy Consort, che si è esibito domenica scorsa, è stato interamente nel solco barocco. Abbiamo sentito gli strumenti, copie di strumenti d'epoca, il clavicembalo, brani tardo rinascimentali e barocchi. È stato un concerto assolutamente puro, diciamo, dal punto di vista stilistico. Questa sera invece il repertorio è abbastanza vario, perché partiremo da autori barocchi: Handel e Johann Sebastian Bach, il grande, e però dopo passeremo a Mozart, a Debussy, no, Debussy, scusatemi, a Donizzi, vabbè, buonanotte, scusatemi, a Puccini, e dopo Puccini avremo anche Offenbach e avremo altri autori. E quindi è un concerto abbastanza variegato, ma c'è un perché. Perché c'è un filo conduttore, la femminilità e la donna. Il concerto di stasera è un'esplorazione del mondo femminile in tutti i suoi livelli di sfumature emotive. C'è la ragazza regina, c'è la ragazza timida, c'è la ragazza altera, c'è la ragazza innamorata, e c'è l'eterna ragazza che evidentemente si descrive in tutti i modi che l'arte può permettere. In mezzo che cosa ci sarà? Degli intermezzi danzati da una giovanissima che si chiama Nastasia Natale. Ho fatto le prove perché ho sempre sintetizzato in Natalia, invece no, cioè Nastasia Natale, è giovanissima, 15 anni, adesso aiutandomi con i potenti mezzi della tecnica vi dico anche qualche notizia in più, perché la ragazza, che nonostante la giovane età, ha già un curriculum di tutto rispetto, e ci tengo a leggervelo perché ci sono dei ragazzi molto in gamba e a volte si mimetizzano, e quindi quando c'è un'eccellenza è giusto farlo emergere. Nastasia Natale, ballerina in danza classica e contemporanea, ha vinto numerosi concorsi come Pierro Danza, dove ha conseguito il primo posto, il Gran Premio della Danza, anche lì vincitrice del primo premio, e le viene assegnata anche una borsa di studio dedicata a Giuliana Pensi al Festival della Danza di Gubbio. Vincitrice del concorso Rieti Danza Estate, è stata poi selezionata per l'audizione della Rotterdam School e ha conseguito una borsa di studio per l'Accademia di Susanna Beltrami a Milano. Ora, per chi non è all'interno del mondo della danza, questi possono sembrare un elenco di nomi. Diciamo che la scuola di danza di Beltrami è veramente l'apice, e di conseguenza essere stata selezionata per quella scuola è un biglietto da visita di tutto rispetto, quindi direi anche così, anche a fiducia, un applauso glielo tributiamo. Approfittando della sua assenza, perché si sta scaldando la voce, vi leggo anche delle notizie circa il soprano Sara Di Gianpietro. Intanto Sara è una carissima amica, collaboriamo da anni, almeno stabilmente almeno da 6 anni, se riesco a ricordare bene, e lei ci ha accompagnato Sinergia d'Arte, lei fa parte dell'associazione, è tra i soci fondatori dell'associazione. E questa associazione, che nasce ufficiosamente nel 2010, poi si ufficializza nel 2011, e nasce per inverare l'arte totale, cioè un'arte in cui il messaggio viene veicolato da quanti più linguaggi artistici sia possibile, quindi da pittura, poesia, scultura, musica, danza e così via. E lei è appunto tra i soci fondatori perché ha un po' creduto in questo obiettivo e lo sta portando avanti insieme a tutto il gruppo. E lei è poi, ripeto, formiamo un gruppo stabile, quindi siamo un po' una coppia stabile in diversi concerti, e abbiamo cantato di fronte a Giordano Bruno Guerri, a San Vitale, Casa d'Annunzio era praticamente per noi, è stata un po' una stabilità, perché tutte le celebrazioni d'annunziane noi siamo state chiamate ogni volta perché il repertorio era quello giusto. Vi leggo quindi 2 notizie: è diplomata in canto con il massimo dei voti e la lode,
ottiene premi prestigiosi in concorsi nazionali e internazionali e la sua carriera si espande brillantemente sia nel repertorio da camera sia in quello teatrale. Tra l'altro lei è stata aiutoregista anche a Macerata, quindi ha diciamo, anche esperienze che non sono direttamente come cantante ma anche come aiutoregista. Ha debuttato in ruoli importanti in teatri quali Baruccino di Chieti per il Festival della Valle d'Itria. Nell'ambito del repertorio sacro ha debuttato come soprano solista nel Requiem di Mozart presso il Teatro dell'Aquila di Fermo e culmina con il concerto nella Cattedrale di Pisa nell'ambito del prestigioso Festival Anima Mundi nel 2013. La direzione artistica era di Gardiner. Come soprano solista ha cantato anche il Miserere di Allegri. Ora per ovvi motivi il curriculum è molto compattato, quindi in realtà il suo attivo ha un'infinità di altre cose, tra l'altro è direttore stabile del coro a San Buceto, correggetemi, no? Fontanelle, e proprio per questa sua attività ha conseguito anche un premio di eccellenza proprio qui in comune due anni fa, se ricordo bene, aiutatemi a ricordare. Quindi è veramente un'eccellenza del territorio. Anche lei è sicuramente giovane, ve ne accorgerete, e quindi non resta che introdurre Sara Di Giampietro. Consueta e si premiava questa bravura dell'improvvisazione.
Io dico ai miei studenti, la prima lezione lo dico, preparate un cartello con la scritta basta. Quando io chiacchiero troppo tempo, loro mi alzano il cartello e io so che è ora di scrivere. Adesso mi autocensuro io, poi spero la mia vostra. Buon ascolto. Viene utilizzato alle volte come Santus.
cioè la stessa melodia cambiate le parole diventa il santo. In realtà non è un santo, ma è un'area di un'opera, tra l'altro una storia tristissima. C'è questa ragazza in prigione, se ricordo bene, è imprigionata e deve subire una morte abbastanza pressante di un nobile, quindi è una situazione abbastanza drammatica, e lei piange la sua libertà, il fatto che non ha più la sua libertà. E Lascia che pianga è effettivamente uno dei fenomeni più espliciti di quanto questi brani poi diventavano famosi, proprio perché la parodia è garanzia di fama. Se non fosse stato così famoso non avrebbero scelto per cambiare le parole e utilizzarlo anche in altri modi. Quindi Lascia che pianga.
prossimo brano invece presenta una alcina, una maga, altera, fiera della sua bellezza, del suo potere. E questa alcina è innamorata di Bradamante, queste arie antiche sono tutte quante ispirate ovviamente alla chanson de la Rame, la maggioranza dei casi, quindi ecco, per fare mente locale un po' sono i personaggi dell'Ariosto, dell'Orlando Furioso, sono più o meno questi. Quindi sono eroi della mitologia greca oppure sono eroi tratti dalla chanson de la Rame. Quindi in questo caso c'è questa maga alcina, fiera, è sicura della sua bellezza e del suo potere. E il titolo è Tornami a vagheggiare. Thank you.
Allora, prima di passare all'altro pezzo, volevo farvi così, notare la ricchezza ritmica di questa musica, che ha delle sorprese anche quando si studia, veramente gustosa, perché molte volte, dunque aspetta, lo cerchiamo, molte volte ci sono delle cadenze, le cadenze sono come quando noi finiamo un discorso, che deve finire in una certa rotondità e poi finiamo in maniera logica e poi mettiamo il punto. In musica si chiama la cadenza, tutto questo giro logico, che generalmente, non so, è questo. Thank you.
adesso arriviamo, invece facciamo un salto in avanti di qualche decennio e la moda è cambiata completamente, ci troviamo in mezzo alla cosiddetta musica sentimentale che aveva come paladini i figli di Johann Sebastian Bach, soprattutto Johann Christian, e Georg Philipp Emanuel, che erano appunto alla moda all'epoca. Va detto che non c'era una distinzione tra musica leggera e musica classica, tutto era musica e basta, quindi questi autori diventavano famosi anche, diciamo, nelle popolazioni semplici che si cantarellavano le loro arie. E amico intimo, fraterno di Johann Christian Bach, era un giovincello noto un po' a tutti, tale Wolfgang Amadeus Mozart, molto amico di Johann Christian, tra l'altro anche Christian era a Londra, e Mozart invece girovagava per l'Europa facendo il bambino prodigio, e dopo fa anche il giovane autore prodigio. Dobbiamo a lui, se poi Beethoven e tutti gli autori romantici che seguirono Beethoven, che era ancora un classico, insomma, da Beethoven in poi, i musicisti furono poi degli artisti liberi. Mozart fu colui che ruppe con la tradizione, i musicisti erano dei servitori, portavano la divisa e mangiavano in cucina insieme alla servitù, anche se raccoglievano applausi, onori e glorie, ma comunque portavano una divisa. E Mozart si ribella a tutto questo, consapevole della sua grandezza, e quindi dà in maniera letterale le spalle al cardinale Colloredo, che era il suo datore di lavoro, alla cui corte lui operava insieme al padre, e tenta la via della libertà, quindi se ne va a Vienna, dove appunto comincia a scrivere musica, all'inizio alla corte dell'imperatore, ma non divenne mai compositore di corte, non era neanche molto bravo, diciamo, a giocare con la vita di relazione, era troppo sfacciato, era un po' come un bambino, no? Che dice sempre la verità, e in certi ambienti questo non era proprio esattamente una dote, e quindi si fa un po' di nemici. Tra le varie opere, l'ultima brilla per profondità di messaggio e brilla per perfezione di forma, ed è il Flauto Magico. Il Flauto Magico viene scritto insieme al Rebel, parallelo praticamente, e sono le due facce della stessa medaglia. E quello che faremo ascoltare è la famosa aria della Regina della Notte. Non so quanti di voi sappiano un po' la storia, ci sono due fazioni, c'è la fazione di Sarastro e la fazione della Regina della Notte. La Regina della Notte fanno guerra, i due, sono stati compagni, adesso però sono nemici. E la Regina della Notte vuole sopprimere Sarastro e quindi dà ordine alla figlia di ucciderlo, di inventarsi lei il modo, trovare il sistema per uccidere Sarastro. E quello che dice la madre alla figlia è semplicemente terribile, perché la minaccia la ricatta e dice: tu subirai l'ira di tua madre, subirai pene terrificanti se non obbedisci a questo. Il tutto però con una musica cristallina, perfetta, bellissima, che a noi rimane appunto nella memoria. Per questa aria della Regina della Notte avremo anche il contributo di Nastasia Natale. Buon ascolto. Thank you.
Questo ritratto famosissimo
Ah, tra l'altro va detto che noi di Mozart non abbiamo nessun ritratto veritiero, quello che circola è un po' una ricostruzione. Invece di Bach abbiamo veramente un ritratto. Ed è lui tutto fiero con questa giacca, con questa carta da musica, dove espone il brano che gli ha fatto superare l'esame, e questa è una giacca un po' strana che ha 15 bottoni. 15 bottoni, non era la moda dell'epoca, diciamolo subito, non è affatto la moda dell'epoca, tant'è vero che le copie di questo quadro, i pittori che non sapevano, ritraggono poi Bach con una giacca normale, con un numero umano di bottoni, e da lì si riconosce qual è il quadro originale e quale invece la copia. Perché proprio 15 bottoni? Perché Bach era appassionato anche di chematria. Non so chi di voi conosca la chematria, è praticamente quello studio che mette insieme i numeri con le lettere, per cui ogni lettera dell'alfabeto corrisponde a una cifra numerica, si fanno i conti praticamente con i numeri del proprio nome, e Bach fa questo giochino e il suo nome era il numero 15 alla fine. Quindi la sua firma era su questa giacca con i 15 bottoni. Tutto il preambolo per dirvi che non era però una persona fuori dal mondo, ma viveva assolutamente i tempi moderni, cioè i tempi a lui contemporanei, e nei tempi moderni aveva uno sguardo critico. Per esempio, lui odiava cordialmente il pianoforte. Pianoforte muoveva i primi passi in quel momento, quindi era un po' impreciso, si sentiva la ferraglia quando si muovevano i tasti, quindi lui non gli piaceva. Così come non gli piaceva il teatro come Handel, perché non sopportava un ambiente frivolo. Gli piaceva un'idea scenica, i suoi oratori sono spettacolari, sono fortemente teatrali, ma non gli piaceva l'allestimento, non gli piacevano, ahimè, le prime donne, non gli piacevano i trucchi di scena, era una persona molto sobria. E, però, in quel nel suo periodo viene fuori la codificazione dei 12 semitoni uguali, cioè di quello che per noi è il modo normale di accordare il pianoforte. E quindi questo. Modo di accordare gli strumenti, in realtà ce ne sono diversi. E nel periodo in cui Bach operava si attesta a questo che poi è diventato il nostro modo di accordare gli strumenti. Per onorare questo modo di accordare lui scrive due volumi, il cosiddetto clavicembalo ben temperato. Distano più o meno 22 anni ciascuno, se ricordo bene, uno del 22 e uno del 44, quindi è 1722 il primo volume, 1744 il secondo, spero di non sbagliare data. E che cosa sono? Sono una raccolta di preludi e fuga. Il primo è in Do maggiore con la fuga in Do maggiore, secondo in Do minore con la fuga in Do minore, secondo in Do diesis maggiore, poi Do diesis minore, poi Re maggiore, poi Re minore, e così via. Cioè compone un preludio e una fuga per ogni semitono. Un lavoro immenso. E stasera vi faccio ascoltare, anche perché il concerto non è mio, vi faccio ascoltare, ma è suo, vi faccio ascoltare soltanto uno dei più famosi, che è il preludio in Do minore del primo volume. Non, diciamo, mi risparmio la fuga, perché altrimenti non la smetto più di chiacchierare, perché anche lì c'è da studiare molto, cioè la fuga è una cosa interessantissima. Però magari rimandiamo un altro appuntamento. Allora, il preludio dal clavicembalo ben temperato in Do minore, più o meno. Thank you.
torniamo al programma invece con un brano interamente danzato, è un autore contemporaneo, Einaudi. Io dico sempre scherzando che un liutista impiega metà della sua vita ad accordare lo strumento e il pianista a sistemare i fogli. Io ho un assistente, ma la quale assistente in questo momento è un po' in difficoltà, ci penso io. E Nuvole Bianche è il titolo.
Thank you.
E adesso vi proponiamo un altro brano con danza, un brano di colore anche questo. E qui c'è la descrizione di alcune fanciulle della città di Carcere, cioè le figlie di Cadì. L'autore è Delib e anche questa volta avremo per noi il piacere di vedere danzare Nastasia Natale. Le accogliamo con un applauso. Thank you.
E finiamo con una fiaba, una strana fiaba. Una fiaba che è antica, che poi viene ripresa nell'Ottocento da Hoffmann, nei racconti di Hoffmann. Ma in realtà è una fiaba che parte dall'antica Grecia ed è, come dire, il mito di Pigmalione, no? Cioè uno scultore, no, che costruisce una statua, scolpisce una statua magnifica di una donna praticamente perfetta e poi riesce a dare vita a questa statua. E la educa, la rende veramente una creatura sua. Era un po' un mito che era stato ripreso anche dal Rinascimento, cioè la possibilità di plasmare la donna perfetta, no? La donna perfetta. Questo poi chiaramente rimane un appunto serpeggiante nella fantasia. Nel Settecento abbiamo l'epoca degli automi, noi adesso abbiamo i robot, no? Più o meno non ci siamo mossi molto, l'idea è rimasta sempre quella, di avere cioè un uomo costruito con l'artificio, cioè con il nostro saper fare, con la nostra tecnologia, con la nostra arte. In questo caso, nei racconti di Hoffmann, c'è questa fanciulla, questa bambola, che viene costruita dall'essimo scienziato e come test la presenta degli amici in un pomeriggio in cui stanno così passando un po' di tempo insieme e presenta questa donna, non dice che è una bambola perché vuole vedere appunto se supera l'esame. E noi proponiamo appunto questo momento in cui la bambolina entra in società. Dai racconti di Hoffmann, la bambola. Thank you.
intraprendente, ovvero tutti i passi nello studio del canto, spero che diventi un mezzo soprano come si deve, e canterà qui tre, sempre per il Festival Barocco, però inquadrato in un concerto dedicato alle idee del Concerto Barocco. E sarà di pomeriggio, quindi 13 l'orario non è questo serale, ma è quello pomeridiano, verranno premiati degli studenti meritevoli del Conservatorio e ascolteremo dei ragazzi, tra cui appunto lei, che hanno seguito un master di canto incentrato sul mondo delle lingue, quindi è un concetto a tema particolarmente raffinato, e quindi lì lei darà così un piccolo saggio, sarà utilizzato con una bassa manovalanza.